Festa principale della Serra, quel lembo di terra tra biellese e canavese, il Cantavino di Zimone da due decenni promuove i vini bianchi e rossi della sua zona a inizio settembre e, anche se mancano più di due mesi, fervono i preparativi per le novità 2018 di un programma quest'anno diviso tra due fine settimana, sabato 1 settembre e domenica 9, come ci spiega Santina Leonardi, presidente della Proloco di Zimone. La prima data sarà il sabato sera, il 1 settembre, con una novità: comunque quest'anno ci sarà anche, faremo la premiazione del concorso enologico, che sono 18 anni che viene fatto, e poi c'è una novità che si è svolta anche l'anno scorso, la premiazione del più letto. Il programma del Cantavino Classico: ci saranno i vari gruppi che girano con le nostre proloco che prepareranno da mangiare, i nostri soliti banchetti comunque che allieteranno le nostre vie, e una novità quest'anno ci saranno la novità dei vinarelli, sono dei pittori che dipingono col vino. Cosa sono i vinarelli e da dove arriva l'idea ce lo spiega invece Mauro Buzzo dello spazio 0100 di Tollegno. Sì, noi l'abbiamo visto la prima volta nella regione Umbria ed è un modo molto particolare di usare il vino, lo usano per dipingere. Sostanzialmente si usa vino anziché acqua con la tecnica dell'acquerello? Viene fatto solo con il vino, con altri colori mischiati invece che usare l'acqua e il vino, e viene fatto questo vinarello. Voi arrivate da Tollegno, non un paese propriamente vicino a Zimone. Perché? Noi siamo venuti a Zimone perché volevamo lanciare l'idea, chiaramente in un momento di vino. Conoscevamo Cantavino, degli amici qui di Zimone, ci siamo messi in contatto una prima volta, c'è stato un seguito, abbiamo visto che anche a loro l'idea è piaciuta moltissimo, siamo diventati amici. Ed eccoci qui, pronti a partire. Sito per iscriversi al contest di pittura con il vino? www.spazio0100.it. E poi, dopo i vinarelli, al Cantavino c'è sempre la tradizionale gara di pigiatura. Il momento più bello sarà la gara di pigiatura a coppie, sia adulti che bambini. Per iscriversi bisogna telefonare a Mario Givonetti, il numero è 015 67 0127. Vi aspettiamo tantissimi!